Ben trovati un'altra volta a una diretta del Volto del Vino, dove cerchiamo di svelare il lato umano del terroir. Questa volta vi porto in un posto stupendo, un posto bellissimo, uno di quelli che solamente a vedere la cartolina mette il sorriso. Pensate a viverci a produrre un vino straordinario, orgoglio italiano. Avete già qualche idea? No, è molto difficile da capire. Però in realtà, appena ve lo dico, vi si aprirà la mente in un panorama suggestivo. Sì, perché vi porto nel Salento, vi porto in Puglia, vi porto a parlare di un vino che è un orgoglio italiano all'estero, ma che forse ancora gli italiani non hanno capito molto bene. Per questo ospitiamo oggi un importante personaggio del vino pugliese, con alle spalle una storia di quasi un secolo. Diamo il benvenuto a Marzia Varvaglione dell'azienda Varvaglione. Ciao Davide, buongiorno a tutti. Ciao Marzia, grazie di aver accettato il nostro invito e complimenti per il coraggio. No, scherzo. Senti, allora, come ho anticipato, ho detto che avrei portato le persone oggi in un viaggio immaginario in un luogo da cartolina, in un luogo molto affascinante. Ci vuoi un attimo, prima di presentarti, calare le persone, calarci in quello che è effettivamente il luogo dove tu ti svegli ogni mattina? Beh, intanto grazie dell'invito e seguendo le vostre dirette ho un po' paura di questa intervista, però cercherò di destreggiarmi quanto meglio. Oggi siamo a Leporano, in provincia di Taranto. Per contestualizzare, Taranto viene anche chiamata la città dei due mari, perché in realtà è una striscia di terra divisa tra Mar Piccolo, che in realtà è una laguna, e Mar Grande, che si congiunge appunto con il Golfo di Taranto. L'azienda è Leporano, e Leporano è sulla stessa costa di Gallipoli, di Porto Cesareo, per intenderci. Quindi l'azienda vinicola, la nostra masseria e vigneti, giacciono a circa 5 chilometri in linea d'aria dal mare. Quindi ovviamente siamo in Puglia, siamo nel grande Salento, perché se diciamo Salento è troppo limitato, mentre siamo nel grande Salento, siamo un po' più a nord, nella parte, se vogliamo, un po' più ancora selvaggia e inesplorata, piena di macchia mediterranea, sabbia bianca e tanti tanti scogli. Da noi la caratteristica principale è questo vento, lo scirocco, che soffia costantemente dal mare verso la terra e conferisce a tutti i nostri vini un carattere distintivo che assaporeremo oggi insieme. Per introdurvi un po' invece il nostro contesto, interrompimi Davide perché altrimenti io vado a braccio. Non ti preoccupare che non mi farò remore a interromperti quando meno te lo aspetti. Vai pure. Va bene, la nostra azienda appunto è, come accennavi tu nell'introduzione, l'anno prossimo festeggerà il centenario, quindi 1921 è l'anno che abbiamo identificato come l'inizio in realtà della nostra attività. Saluto Violante che ci sta, la mia amica Violante che ci sta seguendo. È un po' l'inizio della nostra attività, perché poi nel sud Italia, un po' come in tutte le famiglie, anche la nostra aveva il proprio pezzettino di terra, il proprio orto, il proprio vigneto, e un po' tutti facevano questo vino da casa, questo vino per passione, però nello scantinato. Quindi prima di arrivare a dove siamo oggi, ne è passata di acqua sotto i ponti, come si dice. Io e i miei fratelli siamo ormai la quarta generazione, siamo entusiasti da una parte e dall'altra anche un po' impauriti di questo grosso peso sulle spalle di 100 anni che vanno portati un po' come la stelletta, come la medaglia sul cuore, però ecco, consapevoli ogni giorno di dover provare a fare meglio di quello che è stato fatto prima. Ci troviamo nel territorio del primitivo di Manduria, perché Leporano, dove siamo noi, è nella DOC del Manduria, e come anticipavi tu, oggi parleremo di primitivo. Oh, ecco. Allora, senti, prima di fare l'intervista mi metto di solito, no, a guardare magari qualche video che trovo su internet dell'azienda. In un video
Vedo te che sei affacciata in una terrazza veramente molto affaticata di quel che c'è un mare straordinario davanti alle tue vigne, un vento fresco d'estate. Ti vedo veramente Provata. costipata da questa. No, e quindi mi chiedevo, ma chi te l'ha fatto fare di andare a vivere in un posto così e di iniziare a fare vino? No, a parte gli scherzi, tu inizi a lavorare nell'azienda nel 2013, prima studi? Che Sì, cos'è? Che cosa fai un po'? io la mia gioventù è stata segnata dalla pallacanestro. Sono stata una giocatrice di pallacanestro per tantissimi anni, è stato l'amore, la mia più grande passione. Da piccolina ho giocato in Serie A, ho qualche esordio in Eurolega, poi mi sono trasferita a Milano per studiare economia aziendale. Continuando a giocare a basket fino al 2017. Quindi il mio grande amore è stato sempre quello. Anche se il legame con il vino è un legame viscerale, è un qualcosa che mi ha sempre accompagnato dalla mia nascita. Una volta una persona mi ha chiesto: "Ma quando hai bevuto il tuo primo sorso di vino?" Io racconto sempre questo aneddoto che in realtà non ricordo, ma mi raccontano perché mio papà, al battesimo, sia mio che dei miei fratelli, ha intinto il suo mignolo nel bicchiere di champagne, diciamo metodo classico, così almeno siamo più italiani, e ce l'ha fatto ciucciare. Quindi ecco, così nasce un po' la storia mia e dei miei fratelli, quando veramente eravamo ancora in fasce. E poi è stato un crescendo di emozioni, perché io e mio fratello abbiamo trascorso vari estati nell'azienda di produzione, nella vecchia cantina, perché poi nel 2014 siamo spostati in un'azienda un po' più grande, un po' più moderna, però era la nostra casa al mare. Quindi la mattina alle 5, inizio settembre, sentivo i camion che arrivavano per scaricare l'uva, i trattori, ed era la cosa più bella del mondo. Io e i miei fratelli giocavamo a nasconderci, quindi uscivamo con zainetto in spalla, con succo di frutta, apri bottiglie e mela, e il gioco era non farsi vedere dai camionisti, contadini e gli operai, dietro le montagne di raspi, sopra arrampicati, così. È stata una cosa stupenda. Quindi l'abbiamo sempre vissuto con una tale naturalezza, una tale semplicità che mi è pesato moltissimo tornare in Puglia. Straordinario, be bella, guarda, affascinante la tua storia. A parte che si vede che trasudi proprio la passione di aver vissuto la cosa in un modo personale, in quei modi nel quale poi, quando hai da ricordare qualcosa di piacevole, la mente corre verso la terra, corre verso i panorami, gli orizzonti, quelli quasi sconfinati, no? Cioè, e quindi questo proprio quando ti colleghi mentalmente in un ricordo piacevole a dove sei nata e dove vivi e dove lavori, allora vabbè, bellissimo, penso sia bellissimo. Ma mi piace anche tanto il concetto che tu sei una sportiva, tu sei una super E mi ha sportiva, aiutato Serie A, tantissimo. bellissimo. Quindi il concetto anche di gioco di squadra, ma anche di vittoria, no? Anche di rincorrere un qualcosa, un progetto. Bello, bellissimo. Di Di adrenalina, di adrenalina. competizione, è tutto secondo me molto legato, perché io adoro giocare di squadra. Secondo me, quando si vince e quando si perde tutti o si vince tutti. Non c'è una prima donna, non c'è realmente il volto dell'azienda o l'azienda. C'è la squadra che fa l'azienda, c'è l'attaccante, c'è il difensore, c'è il commerciale, c'è la produzione. Io vivo tutto così come squadra. È la competizione, perché sono molto, molto, molto competitiva. E devo dire che mentre prima mi nutrivo di adrenalina prepartita, perché è quello che ti dà la carica, ti dà l'agonismo, oggi la mia adrenalina è il viaggio, la conquista dell'importatore, la trasferta, il capitare in un luogo mai visitato prima o conoscere persone dove sai che dovrai lottare per far scegliere il tuo vino piuttosto che un altro, o anche una riunione o il lancio di un nuovo prodotto. Quindi
In realtà cerco di trovare stimoli che mi diano l'adrenalina per andare avanti con entusiasmo. Fantastico, lo vedi che lo sportivo trova sempre una chiave diversa di... Io non sono sportivo, tutto non ce la faccio, però vedo che gli sportivi riescono a trovare sempre una chiave, di una competizione sanissima e propositiva, no? Che fa migliorare di volta in volta. Hai parlato di una cosa molto interessante, però prima di continuare con le mie domande vorrei fare un po' di chiarezza a chi ci segue, perché questo video sì è una diretta e ci sono delle persone che ci stanno seguendo adesso, ma resterà anche sui nostri canali per sempre, quindi sarà anche una sorta di presentazione della tua azienda e anche del tuo territorio, delle vostre idee, della vostra storia. Però prima magari vorrei dire che l'uva di cui, il vitigno di cui parleremo oggi prevalentemente è il primitivo, no? Un vitigno che nasce in realtà a origini antichissime, parliamo di migliaia di anni, ma che in Italia è per molto tempo stato un vino d'attaglio, un vino d'arricchimento, no? C'è sempre stata grandissima qualità, ma sono gli ultimi 20 anni che in realtà la qualità del primitivo è estremamente affiorata alle menti delle persone e quindi ci sono veramente grandissime bottiglie adesso. Ed è magari un vitigno che ancora in Italia non si riesce a capire molto bene, ma che in realtà all'estero si vende e si beve molto bene, con una cultura migliore anche forse della nostra. Ora, smentiscimi in qualunque momento, però io sarei curioso che tu ci raccontassi come gli italiani e come l'estero vedono questo vitigno e come l'evoluzione degli ultimi 20 o 30 anni ha effettivamente cambiato il mondo del vino pugliese e del Salento. Beh, intanto, come hai detto tu, il primitivo è sempre, come il vino pugliese in generale, è sempre stato utilizzato per andare a regalare più colore, più corpo, più profumi agli altri vini, quindi sempre come vino da taglio. Io credo che quando, dopo lo scandalo probabilmente dell'etanolo, se vogliamo, è rinata una nuova enologia, dove tutti quanti hanno un po' anche preso consapevolezza dei propri mezzi, dove la tecnologia iniziava ad essere a portata di tutti. Oggi fare un vino cattivo bisogna veramente impegnarsi. Se si lavora bene in campagna e si lavora in maniera pulita in azienda, cercando di rovinare quantomeno la materia prima, credo che la qualità del prodotto sia assicurata. Il primitivo sicuramente è stato apprezzato di più all'estero per primo, e adesso pian piano inizia ad arrivare anche sul mercato italiano. Estero, io direi, per citarne una tra tutte, la Germania forse è stata il mercato che, insieme alla Svizzera, ha aperto di più l'attenzione sul primitivo. Inizialmente forse per una questione di prezzo. Quindi ci si è avvicinati verso intanto un vino che la Germania non era capace di produrre, perché ricordiamoci che in Germania si bevono grandissimi bianchi, mentre i vini rossi sono tutti quanti un po' magrini. Quindi c'era questa esigenza di trovare un'alternativa ai vini locali, e quindi forse il mercato si è spinto verso un qualcosa che, anche se non conosceva, aveva un prezzo abbastanza approcciabile. Da lì hanno visto invece che il primitivo era ed è un bevi amarone, forse non più bevi, considerando anche il livello qualitativo ai quali siamo arrivati oggi. E automaticamente ha scatenato l'interesse sia della critica internazionale, perché secondo me la critica è quella che viene, diciamo, dà più visibilità ai produttori e al vitigno stesso, quindi sia a partire dai concorsi di Bruxelles piuttosto che quelli di Vienna, quindi questi grandi concorsi internazionali, quando le persone, gli importatori, i mercati hanno visto che tra i migliori vini c'era sempre almeno uno, due, tre primitivo, hanno detto: ma quasi quasi assaggiamo questo primitivo. E poi forse perché noi italiani, per ogni regione abbiamo il nostro vitigno che giustamente si sposa con le specialità del posto. Quindi per noi la gastronomia non è gastronomia, è enogastronomia. Ed è normale che io magari, nonostante adori il Chianti o per esempio adoro la Barbera, non bevo Barbera tutti i giorni, bevo Primitivo tutti i giorni. E trovo quindi giusto che il Primitivo soprattutto abbia trovato più facilmente un placement all'estero.
e ora si stia facendo conoscere anche in Italia, anche perché ormai in Italia finalmente siamo arrivati in un momento dove la gente è curiosa di assaggiare novità, si stanca di bere sempre soltanto gli stessi prodotti. E in questo, Davide, ci siete voi che aiutate tantissimo, che guidate tantissimo il consumatore finale, perché soltanto attraverso la formazione e l'informazione si può far capire al consumatore cosa si sta bevendo e come consumare. Oh, ho capito, senti, che poi curioso anche da dire, no? Innanzitutto che un vino che nell'immaginario collettivo è così compatto, così avvolgente, così suadente, in realtà è una delle prime uve che matura quasi in tutta Italia. Infatti, il primitivo viene proprio da quello, no? Il nome, dal fatto che matura molto precocemente. È anche un antenato. Oh, è lo stesso vitigno, questo aiutami te, dello Zinfandel americano, vero? Californiano. Sì, pare siano cugini, quindi diciamo parente alla Quindi. lontana. Secondo me potrebbe anche essere lo stesso, forse diverso clone dello stesso vitigno. Sappiamo che quello che fa la differenza in realtà è il famoso terroir che dicono i francesi, ma quello che fa la differenza è il nostro territorio, inteso come terra, inteso come clima, inteso anche come acqua, perché comunque le falde acquifere cambiano di regione in regione, di comune in comune, quindi è ovvio che tutto quanto conferisca una caratteristica diversa. Lo vediamo sulle altitudini, se vogliamo il Barolo, sull'Etna, ogni altitudine ha il suo stile. Quindi sicuramente sono simili, ma con le radici probabilmente uguali. E poi il perché il primitivo giunge a maturazione prima degli altri è abbastanza semplice. Il primitivo è un'uva che ha la buccia molto molto sottile e che adora lo stress idrico. Quindi queste due cose, queste due condizioni permettono al primitivo di maturare prima degli altri. Con la buccia sottile, ovviamente l'irradiazione solare è maggiore, quindi raggiunge sia la polpa che il vinacciolo prima. Quindi automaticamente quando l'uva è matura e il vinacciolo è maturo, allora si può già raccogliere, perché sappiamo che se il vinacciolo è verde c'è qualche È problemino, certo, almeno è per quello che certo. riguarda il nostro stile di vinificazione. È certo, e tu mi hai detto che la differenza la fa il territorio, la fa il terreno, la fa l'acqua, la fa il clima, però io ti voglio dire una cosa. La differenza la fate anche voi, perché se no il primitivo continuava a essere un vino da taglio, se voi non Certo. decidevate di fare delle linee e di dargli valorizzazione, di fare grande qualità e di portarlo a giro per il mondo, perché voi lo portate in più di 60 paesi, mi sembra di aver capito. Cioè, e Sì. quindi la differenza tra fare un vino da chattalisation, da arricchimento o da un vino che diventa orgoglio italiano in giro per il mondo la fanno le persone. E quindi la parte umana del terroir è fondamentale nell'arricchimento culturale e enologico nazionale. Wow, che quattro paroloni troppo grossi tutti Evviva! insieme. È Però, proprio così. senti, ti volevo chiedere, dimmi un po', prima di passare a vedere le vostre linee. Tu sei giovanissima, quindi mi immagino che c'hai ancora la grande frenesia, anche da sportiva, ma anche una frenesia, no, di avere appena cominciato, sono appena 7 anni che sei, anche se è tutta la vita che sei dentro, no? Però ci sarà quella cosa che ancora quando racconti della tua azienda o di un'etichetta o di un gusto o del tuo territorio che ti emoziona, che ti fa battere, che ti fa aumentare la frequenza cardiaca di 10-15 battiti quando sei al banchino e la racconti a qualcuno. Qual è la cosa che ti emoziona ancora a raccontare? Ma in realtà io vivo tutto con un'estrema emozione, emotività che a volte è troppa. Intanto prendo tutti i progetti talmente tanto sul personale che poi diventano veramente dei figli, cioè dei fratelli maggiori. Io appena sono entrata in azienda ho subito iniziato ad affiancare il nostro direttore commerciale Fabio Cascione, che è il nostro responsabile estero, in qualche mercato. Ho fatto un anno e mezzo, due di affiancamento con lui e avermi formata mi ha lasciato seguire qualche mercato sempre sotto la sua supervisione.
Però questo mi ha permesso di conoscere il consumatore finale e l'importatore, capire le esigenze del mercato, che è una parte ancora fondamentale del mio lavoro, perché curo ancora alcuni mercati. Ma il mio ruolo in azienda oggi è quello di direttore marketing, che nel senso non mi piace dirlo così, perché in realtà io mi firmo come business developer. Cosa significa? Che cerco opportunità per andare a migliorare il business in qualsiasi esso sia la sfaccettatura, dalla creazione di un nuovo prodotto piuttosto che l'implementazione di un nuovo sistema IT. Per esempio, abbiamo lanciato nel 2015, quindi ero entrata da 2 anni in azienda, un progetto che ha fatto parlare da morire della nostra azienda, e si riferisce alla 12 e me la linea 12 e mezzo, che per un anno adesso doveva diventare una limited edition vestita fashion, quindi con texture bianche e nere che ricordassero la grande moda italiana, e che oggi fa parte di una delle nostre collezioni permanenti di vino. È stato in Italia appunto 2015 il lancio di questa edizione speciale del 12 e mezzo, e mi ricordo che la gente passava, intanto guardava queste bottiglie della serie: ma che cosa vogliono, cosa pensano di fare? Ma cos'è questa roba? Ma non è primitivo? Che cosa è? È un vino? Non si capisce. E tante persone hanno detto: Mimmo, si vede, mio padre si chiama Mimmo, Mimmo, si vede, è entrata tua figlia, ormai stai perdendo un po' la tua unghia, queste cose da femminuccia. Ma vabbè, quindi diciamo che ho ricevuto un sacco di critiche davvero durissime. Questa è la biologica, bravissimo. Ah, Questa questa è è la tutta mia, sì. rifatta nel 2016, perché non mi sono fermata alle texture fashion. Ovviamente ci voleva il bio, che secondo me era fondamentale parlasse di natura e non di carta riciclata o mela bacata. Quindi per me biologico significa natura, aria aperta, e credo che questa la rappresenti bene. Quindi, per esempio, una bottiglia era Pois, l'altra era, come si dice, Houndstooth Pierrepoule, un'altra era tipo Tweed. Quindi, bottiglie stranissime che ci hanno permesso di entrare in alcuni mercati dove tuttora oggi è venduta la linea, piuttosto che trovare delle partnership legate anche al mondo della moda. Quindi diciamo che lì, secondo me, è iniziata un po' una rottura, dove Barbaglione non era più soltanto un'azienda che faceva vino o vendeva vino o un imbottigliatore, perché noi oggi abbiamo 400 ettari di proprietà, però ci approvvigioniamo tantissimo da altri conferitori, da altri contadini, non sono tutte nostre le terre. Quindi diciamo che nel 2015 abbiamo voluto forzare un po' la mano e dire: Here we are. Questi siamo noi, ci siamo, vogliamo rompere un po' gli schemi, non vogliamo soltanto fare etichette classiche, abbiamo voglia di osare e farci conoscere dal consumatore per quelli che siamo, un'azienda tradizionale ma che ha tanta voglia di essere giovane. Infatti, io mi sono stupito quando ho iniziato a guardare un po' il vostro sito e ho trovato ho 7 linee, 8 linee. Ho detto, ma quanta roba vuole fare? A parte che mentre dicevi marketing, migliorare ogni dettaglio, c'era Federico sulla sedia che fremeva, no? Diceva, voglio rifarti una domanda a lui perché Federico fa presente questa cosa qui. Gli viaggia per tutto il cervello dalla mattina alla sera, quindi migliorare, creare valori. Quindi quando vedevo che fremeva là, ok, va bene. Quindi mi sono messo a vedere queste 7 linee e ho detto: ma che cosa, perché fare 7 linee diverse di vino? Qual è lo scopo? Che messaggio vogliono far passare? Riesci a rispondermi a questa cosa? E poi passiamo ai vini, promesso, non ti Certo, rubo troppo tempo. come no, anche perché ovviamente è legato. Allora, sul sito, tra l'altro, che stiamo rinnovando, mi raccomando, stay update, keep update. Noi abbiamo voluto dare a ogni linea la propria identità. Noi crediamo che il vino si beve prima con l'etichetta stessa e poi tramite il succo, che ormai arrivati a questo livello io do per scontato che debba essere buono, quindi non esiste per me il sarà buono o non sarà buono.
Tutto è iniziato dalla nostra prima bottiglia. Mio papà nel 1988, io sono dell'89, nel 1988 ha imbottigliato uno dei suoi primi vini chiamato Marfi, Marzia Maria Filomena, dedicato a me, la primogenita. Ed era una verdeca. Dal Marfi poi sono seguite tantissimi altri vini, come il Papale, che è una nostra etichetta storica, piuttosto che lo Schiaccianoci. Quindi quando sono entrata in azienda nel 2015 ho detto, ma fichissimo, però cosa hanno in comune? Non c'è un design in comune, non c'è niente in comune. Cerchiamo di dare dei gruppi e delle identità ad ogni singola linea, perché da ogni singolo vino inizia a creare confusione nella mente delle persone. Quindi ho costruito la linea famiglia, dove all'interno contiene, questa linea oggi contiene tutti i vini dedicati ad ogni membro della famiglia. Sul sito ancora non c'è, ma apparirà presto. La linea terra, che appunto parla della nostra terra, un'etichetta si chiama per esempio Mar Grande, all'inizio ho aperto dicendo che Taranto è il mar piccolo e il mar grande. Quindi Mar Grande il Fiano dedicato alla città di Taranto, piuttosto che lo Schiaccianoci è una scultura contenuta nel mare, nel museo archeologico. Quindi ogni vino porta il nome dedicato ad una zona, ad un qualcosa riferito al nostro territorio. C'è la linea papale, il papale è una contrada vicino alla nostra azienda dove ci sono appunto queste vigne che danno frutto al nostro primitivo di Manduria ed è sempre stato il simbolo iconico della nostra azienda. Ovviamente poi c'è il 12 e mezzo che è stato il punto di rottura e adesso abbiamo dato la veste fashion, la veste classica e la veste biologica. Fammi ricordare se c'è qualcosa, poi c'è lo spumante, ovviamente da vitigni autoctoni. Il bianco, anzi, già che ci siamo, ti do un'anteprima che non sa nessuno. Il bianco è uno spumante Brutti di Falanghina e a fine mese finalmente usciremo con il nostro spumante rosé, fatto di uve primitivo, negro amaro e verdeca. Oh, perché molti forse non lo sanno, ma il rosato in Puglia è fondamentale. Anzi, il vino rosato, signore e signori, nasce in Puglia. Davvero, il vino rosato nasce in Puglia, quindi è molto importante. Anzi, bellissima l'idea di far uscire uno spumante rosato, di prendere la tradizione e di plasmarla e di portarsela dietro con una veste nuova. Fantastico. E a questo punto io passerei ad assaggiare qualcosina. Direi che hai aperto in maniera fantastica l'introduzione per l'azienda perché hai detto che saluto anche Alessio Logi, Oh, ogni tanto grande mi Alessio. compare qualcosa sullo schermo, Sì. quindi ti conosco, saluto. Hai aperto dicendo che veniamo da un territorio che si può paragonare ad una cartolina. Il primo vino che andiamo a degustare, vado. Dai, me la fai te la presentazione, grande. Aspetta, verso giusto. Il primo vino che andiamo a degustare è Idea, che vuole essere una vera e propria cartolina, perché lo shape, la forma dell'etichetta ricorda un francobollo, dove noi abbiamo rappresentato il mare, il sole e il vento, che sono i tre tipici simboli del Salento, della Puglia, del nostro territorio e se vogliamo anche di tutti quanti i sud del mondo. Quindi la Puglia è una cartolina, ci abbiamo fatto il francobollo, sempre a modo nostro, un po' stilizzato. Questo vino è stato una vera e propria scommessa ed è stato super voluto sia da me che dal direttore commerciale. È un rosato di uve primitivo, perché ricordiamoci che noi oggi non faremo, diciamo, verticali, ma quelle ce le teniamo per l'anno prossimo, vi hanno Già, detto. ti interrompo un attimo perché voglio dire che io avevo chiesto a Marzia di fare una verticale di primitivo perché mi affascina, no, tutta sta storia del primitivo, volevo vederne anche l'evoluzione. Lei mi disse: no, guarda, Davide, ti mando una selezione di diversi primitivi e quindi oggi assaggeremo quattro tipi diversi di primitivo, però questa cosa della verticale un pochino era rimasta, è rimasta qui. E quindi adesso Marzia mi dice che però in realtà non l'abbiamo fatta perché c'è in ballo un bellissimo progetto che ci obbligherà a rivederci fra un pochino, no? Vero? Che cosa c'è in ballo? Poi continuiamo con l'idea.
Noi siamo una delle poche aziende di Primitivo a aver pensato dal 2010 ormai di conservare qualche vecchia annata. Aspettiamo che diventino il centenario per iniziare a rilasciare qualche cartone misto, anche perché di alcune bottiglie abbiamo, di alcune annate abbiamo 50 bottiglie, di altre ne abbiamo 150, ma insomma siamo entrati nel 2013, quindi quando ho visto la situazione ho cercato di accaparrarmi quante più annate possibile, sono andata da tutti i parenti e amici di Taranto e provincia a raccattare bottiglie papale oro. Non è giusto, è stato. Vabbè, no, questa è una vecchia annata, non ti do quella nuova, lascia questa a me, Non ho è più fatto un bel buono. commerciale. Però ecco, era per una buona intenzione, era una bugia bianca, dai, tutto sommato può essere accettata. E quindi sono super entusiasta di questo nuovo progetto, non molto comune perché nessuno in realtà scommetteva sul primitivo e sulle potenzialità. Io probabilmente anche da profana ho detto, vabbè, lo fanno tutti, lo voglio fare anch'io, cioè semplicemente è nato così il ragionamento. La tua sana competizione sportiva, La vero? competizione l'avevo fatto, se lo faccio anch'io. Quando poi nel 2018 abbiamo fatto un bellissimo evento in Puglia con tanta stampa, amici sommelier delle varie, diciamo, fazioni tra FIS, FISAR e AIS, e abbiamo degustato questa prima verticale ed è stata un'esperienza magnifica, perché ti rendi conto, forse magari per voi, per gli altri produttori è scontato, però ti rendi conto che il primitivo non è banale, anzi ha un potere di espressione veramente illimitato. Parlando della 2010, io sono rimasta veramente esterrefatta, ho detto non è possibile che si sia mantenuto ancora così fragrante, così vivo. Vabbè, non svegliamo troppe cose, anche perché altrimenti poi mi Sì, innamoro sì, di quello sì. che E dico. Parliamo di idea. apriamo subito poi nel 2010, che è un casino, bisogna Esatto. aspettare il centenario. Allora, quindi rosato pugliese è sempre emozionante da assaggiare perché comunque sono vini rosati diversi, sono diversi dai vini rosati d'Italia per la maggior parte, perché portano con sé una matrice salina veramente intensa, una matrice salmastra veramente intensa. Quindi l'idea, abbiamo già detto che è primitivo, andiamo un attimo a vedere. Io dico due o tre cosine, poi magari mi dici te quello che ti piace di più di questo vino. Ah, vabbè, io sono sempre affascinato dai colori, per me il colore è quasi il 40% della degustazione, veramente mi diverte tantissimo. E nei rosati il colore è divertente perché qui è quasi una buccia di cipolla, ma è quasi un rame, sono affascinanti, puoi trovare mille sfaccettature. Però qui ciò che mi ha stupito è l'attacco al naso. Ciao Andrea, è l'attacco al Ciao naso Andre. che è una sorta di agrume, però è un agrume quasi in caramella, cioè una caramella all'arancia, è un succo di melograna, è un pompelmo candito, Io e che in poi questo gioca su vino quello. sento tantissima macchia mediterranea, per esempio, molte spezie, un po' di timo, un po' di sentori balsamici, e ritrovo tutto quello che tu hai detto, quindi tanta frutta rossa, ma di quella fresca, di quella croccante, non di quella matura. Assolutamente, Timo, che poi la balsamicità, la mediterraneità sarà poi una chiave di lettura di tutti gli altri vini che andremo a Dici, degustare in un assolutamente. modo esponenziale, veramente, veramente affascinante. Io sento una lieve nota agrodolce, no? Che mi ricorda quasi una spezia, un peperoncino. Beh, uno dei sentori tipici del primitivo, se vogliamo, sono anche un po' di chiodi di garofano, che non sono semplicissimi da trovare, cosa che io non trovo molto in questo vino. Stavo provando a capire il tipo di spezia che tu senti. No, Poi io no, la adoro mia fare è. questo tipo di Sì. degustazioni perché ognuno di noi sente qualcosa. Mi piace citare un episodio dove in Giappone una persona mi ha guardato e ha detto: Dio, ma io qui sento il tennero.
detto, porca miseria, che figata, perché io non so che odore ha il tè nero, quindi insegnami. Quindi adoro questo tipo di degustazioni e faccio sempre parlare più gli altri perché ho voglia di imparare dai miei vini. No, questa nota speziata che ti dicevo a me mi ricorda proprio il peperoncino. È una crema fatta di peperoncino con qualcosa di agro, con qualcosa di agrumato. Penso un peperoncino e limone che Marzia sputa perché è la settima degustazione di oggi, quindi se no la devastiamo, cioè alla fine. E quindi, Esatto. capito, questo, però andiamo ad assaggiare, che questo vino e si esprime tutto in bocca. L'ho detto, è il sale, la matrice più importante. Di solito un rosato attacca sempre con una nota di acidità. Qui l'acidità non ce la fa a correre dietro al sale. È piacevolmente presente, ma arriva dopo. Prima arriva tutta questa matrice sapida, salina, che prende proprio i lati della lingua, che fa salivare. Dopo arriva l'acidità che si ricollega all'agrume. Comunque, ecco, è un vino che gioca questa sua altalena tra la frutta e la sapidità. Veramente piacevole. Cioè, sono quei vini rosati che non vogliono esplodere in profumi, in 120 profumi, ma vogliono esprimere il mare, il sole, il vento, queste note qui. A me piace sempre. Grazie. Te, Poi quel. il concetto dietro questo rosato era non fare. Noi abbiamo tre rosati in linea, due di Negramaro e uno di Primitivo. Con quello di Primitivo abbiamo voluto spingere leggermente di più sulla macerazione, o meglio, gli altri fanno quasi zero macerazione. Questo qui fa una leggera macerazione che intanto permette di non avere questo colore totalmente cipria, ma come hai detto tu, è più uno sfoglia di cipolla, più un ramato. Sembra quasi ossidato, ma in realtà è proprio questo contatto con le bucce che conferisce questo colore. E inoltre è di 13 gradi, quindi è un'alcolicità diciamo, importante per essere un vino rosato, ma che si va ad integrare perfettamente, come hai detto tu, con la sua acidità e la sua sapidità, cosa che a me fa impazzire di questo vino, perché è il tipico vino che non bevi soltanto come aperitivo, anzi, hai proprio voglia di abbinarci qualcosa su. Mi piace definirlo gourmet semplicemente per non chiamarlo d'accompagnamento, ma che sia una buona pasta condita non soltanto con diciamo, pietanze di mare, ma in generale penso anche a un piatto tipico pugliese come le orecchiette a cime di rapa. In estate con un bel calice di rosato, sicuramente questo rosato ti dà anche forse un corpo maggiore rispetto a quegli altri che noi abbiamo nel nostro assortimento, quindi è stato proprio pensato per avere una sua identità propria e ben definita, che non potesse lasciare spazio, a, diciamo, essere confuso con altro. Assolutamente, concordo in pieno che comunque è un vino che ancora è persistente in bocca, che comunque è piacevole perché le sue note dure ci sono, si evincono benissimo. Io sinceramente l'alcol non l'avevo nemmeno preso in considerazione nella mia degustazione, quindi vedrai che tanto presente non è. Esatto. Allora, quindi passiamo al prossimo vino. Io ho deciso oggi di assaggiare quattro dei sei vini che tu mi hai mandato. Comunque, tutti quanti i vini, tutti e sei, io poi li degusterò e creerò delle degustazioni tecniche, semi-tecniche di un paio di minuti che verranno caricate sul canale YouTube del Volto del Vino. Quindi chiunque voglia rivedere la degustazione può andare a vedere queste degustazioni. Anche tu, Marzia, poi ti gireremo tutti i link, puoi mandarle un Lo po' al giro. condividiamo Poi. anche sulla nostra pagina, Hai sulle capito nostre il concetto? pagine, velatamente. Bravissimo, anche senza veli, va benissimo, a manetta proprio. E allora, il prossimo vino è un vino che in realtà fa molto parlare di sé, perché a tutti i vinitali se ne parla molto, se ne parla tra le guide, se ne parla. È il papale della linea oro, in questo caso è la 2016. Quindi io ho letto l'etichetta, ho letto nel sito, ma poi ho detto, ma c'ho la Marzia e me lo raccontano te. Il papale nasce con un'etichetta rossa, infatti sul sito c'è appunto la finestrella, se dove clicchi papale c'è papale etichetta rossa e papale etichetta oro.
Papale appunto prende il nome dalla contrada, da questo appezzamento di terra che nel lontano 1700 era proprietà di un papa, che di un ragazzo, anzi che nel 1724 fu nominato Papa Benedetto XIII, il suo nome originale è Pier Francesco Orsini. Quindi sull'etichetta stessa abbiamo voluto riportare l'articolo di giornale di Napoli del 1724 che appunto riporta le stesse parole del giornale stesso, infatti è scritto in italiano volgare, non è scritto nel nostro italiano corrente. Quindi anche qui è voluto essere un omaggio per la nostra terra. Ma da dove esce la linea oro e che differenza c'è forse tra i due pali? Intanto si parla di un primitivo di Mandura e la linea oro viene fondata nel 2011 con l'annata 2008. Perché nel 2011 abbiamo appunto festeggiato i 90 anni dell'azienda. Quindi per festeggiare questo anniversario abbiamo pensato di fare l'etichetta oro, una selezione oro. Quindi abbiamo selezionato i ceppi più vecchi dei nostri vigneti, coltivati ad alberello, che è un tipico modo di coltivare, tra l'altro primitivo. Inoltre tu hai scelto un rosato e poi tre primitivi di Manduria. Guarda caso, questi tre primitivi di Manduria, tutti e tre, provengono da piante coltivate ad alberello, quindi un unico tronco, non filari, a volte messi anche in ordine sparso, ma quello che è di speciale l'alberello è che ha delle radici profondissime, che vanno in profondità nel terreno a cercare l'umidità e l'acqua nelle falde acquifere, perché appunto la DOC di Manduria, il disciplinare, vieta l'irrigazione se non, diciamo, quando espressamente ce n'è bisogno. Quindi ecco perché dico, il primitivo ama lo stress idrico, questo permette di avere una maturazione migliore e di sviluppare maggiori estratti anche nel vino stesso. E infatti tu che sei un amante dei colori, Davide, da questo inizierai a vedere un po' le nostre sfumature di primitivo, sia dall'unghia sia proprio dall'intensità del vino stesso, in quanto tutti i primitivi di Manduria sono sempre molto molto intensi e questo deriva da vigne vecchie che per quanto riguarda il papale hanno un'età che va dai 50 anni fino ai 70 anni di età e poi man mano che continueremo la degustazione vi parlerò anche degli altri. Quindi la prima cosa fondamentale per noi è prenderci cura di questi alberelli che in realtà sono sculture, non sono nemmeno vigneti perché sono, cioè, non li puoi controllare, decidono loro quando produrre e quando non produrre, se crescere in verticale o orizzontale, e tu ti affidi a madre natura e ti godi lo spettacolo. L'ho fatta apposta a scegliere tre bottiglie che erano coltivate alberello, io lo sapevo. No, scherzo. No, scherzo, scherzo. E, senti, è anche bello questa cosa dell'alberello, che questa ha un'altra storia straordinaria, che in realtà alberello è una tecnica di coltivazione veramente tradizionale pugliese e anche etnea, ma di poche isole. Di coltivazione italiana, che poi è stata in realtà soppiantata, insomma, tu lo sai Per meglio di me, comodità. per comodità. In realtà c'era un grandissimo viticoltore siciliano che diceva che la vite per essere coltivata bene, l'ape ci deve poter girare intorno senza ostacoli, no? Quindi è l'unico, è l'alberello, perché o il testucchio che si faceva in Toscana quando si maritava all'acero, ma ora tanti aceri in vigna non ne vedo più, quindi resta l'alberello. Quindi, non divaghiamo, perché con me è molto facile divagare e cambiare argomento. Siamo in due. Restiamo sul papale, in questo caso la vendemmia 2016. Sì, io qui mi sono messo a guardare i colori, ma mi sono messo a guardare anche la consistenza di questo vino, come si aggrappa al calice in un modo veramente nostalgico, si aggrappa al calice in un modo bellissimo. Cioè, mi fa pensare subito a materia, fa pensare subito a sostanza. È un vino che già parla molto al visivo. Purtroppo è una cosa che non si può mostrare molto in camera, però questo colore è ricco. Cioè, la parte in cui si assottiglia il colore e cambia e vira cromaticamente è un mezzo centimetro.
non è un centimetro e mezzo come succede con tanti altri vitigni. Qui il colore è compatto, nell'ultimo mezzo centimetro invece ci dà tre sfumature. Ci parla di rubino, ci parla di granato, ci parla di violaceo. E quindi sì, è veramente divertente come colore, sicuramente. Perdo sempre troppo tempo nel colore. Vedo Federico così mi dice: cosa fai? Va bene, passiamo a un esame olfattivo. E qui te l'ho detto prima, Marzia, che c'era una nota balsamica che diventava il filo conduttore dei tuoi vini. Qui la mediterraneità e la nota balsamica sono proprio le colonne portanti che sorreggono tutta la struttura. Una nota balsamica che rinfresca il naso e una mediterraneità che parla di alloro, che parla di ginepro, di bacche di sambuco, di mirto, di tutta quella macchia mediterranea, no? Quando sei al mare e entri nelle stradine dietro la spiaggia, no? Che c'è tutta questa vegetazione spontanea che profuma di questo vino qua. Esatto. È questo. Mi ricorda l'estate in campeggio, questo vino. E comunque è sempre un naso molto, molto fresco, dove i profumi terziari, nonostante sia un 2016, sono ancora molto, molto lontani. E quindi qui, secondo me, ci possiamo legare al fatto della potenzialità di invecchiamento di questo vino. Ha veramente ancora tantissimo da dire, tantissimo da evolvere. Di spezie ne sentiamo poche, cioè io almeno non ne sento moltissime, se vogliamo, e le sento abbastanza fresche ancora. Sì, diciamo che la spezia da affinamento in legno, che poi la spezia da evoluzione è sempre una spezia diversa da quella che si percepisce dal vino appena uscito dalla botte. Fondamentalmente, ecco, qui non si parla assolutamente di evoluzione, è una balsamicità pura congenita del vitigno. Quella che si può sentire è una nota leggermente tostata che va a ricordare una nocciolina, un Sì, burro di avrei noccioline, detto come la mandorla trovate in molti casi. tostata. Sì, una frutta secca tostata, a me mi ricorda la nocciolina perché è un pochino più vibrante, più divertente, meno amara della nota della mandorla, che in realtà si percepisce già al naso che è amara, perché è quasi officinale, no? E quindi questo, però andiamo ad assaggiarlo, e questi vini si esprimono al palato. Ti faccio ridere con il vino in bocca, fa un pastrocchio. Annusando e guardando questo vino, ci si aspetta un vino abbastanza seduto, molto avvolgente, alcolico, dolce. Ecco, in realtà il vino si esprime su delle note di frutta acida, frutta fresca. È una susina, no? Non è una prugna, è una susina, che quindi quando la mordi ha quella bella succosità mescolata alla freschezza gustativa, e poi non ti sei accorto ti c'è caduta una manciata di sale su questa susina. Su questa susina, C'ha una sapidità estrema, bellissima, che sul finale arriva in quella nota leggermente tostata che percepivamo prima al naso, che i francesi molto elegantemente chiamerebbero amertume, questa delicata amarezza finale che dà verve ad un vino che sicuramente il tannino non è la sua spina dorsale. Questi vini hanno un esatto. tannino finissimo, un tannino molto fine, giocano le loro carte migliori sulla nota avvolgente e sulla sferzante e stuzzicante sapidità. Secondo me è questo il vino. Poi in questo caso papale è anche lungo, cioè ritorna tutta la nota di alloro, ritorna tutta la nota di mirto, ritorna tutto il Mediterraneo, no? Si è sentito anche nella scorsa diretta del Voto del Vino, eravamo in Liguria in realtà, no? E si sentiva tutta questa mediterraneità. E è proprio il mare, no? Così vicino che dà questa nota. Che strano, no? Uno pensa, le note boschive, le note di arbusti, no? Si sentono più sull'interno, in realtà è proprio il mare che gli dà questa nota qui. Te che ne pensi? In apertura appunto pr ho premesso che lo scirocco, il vento di scirocco, quello che soffia da sud, è proprio quello che trasporta dal mare tutto il sale, tutto lo iodio sulle foglie delle nostre viti. Quindi che sia raccolta a mano, che sia raccolta a macchina, alla fine un po' di salsedine o tutti quanti quegli odori delle erbe inevitabilmente vengono portate sulle
sulle nostre piante. Il Papa d'Oro sicuramente è un primitivo dal gusto internazionale che diciamo falso affinamento in legno, ma diciamo che lo facciamo per dare al per conferire al tannino una morbidezza, perché in tutti i nostri vini vogliamo che sia il vino a parlare e non tanto in legno, in quanto quando andiamo a raccogliere cerchiamo già di raccogliere l'uva in modo maturo e poi siamo baciati dal sole in realtà, quindi abbiamo anche la fortuna di poterlo fare nel breve tempo, non siamo costretti ad aspettare moltissimo. E mi ritrovo quando tu parli di questa frutta che è veramente fresca, è davvero da addentare, non parliamo di una frutta stanca o eccessivamente matura come tanta gente si aspetterebbe dal primitivo di Manduria, ma questo papale ancora, questo Papale Oro 2016 tra l'altro, ancora una nota bella, bella fresca e lunga, è un vino molto trasversale. È ricco, È ricco, questo è da sottolineare, perché sennò alla fine sembra che parliamo di un vino esile, in realtà è un vino ricco, ricco in bocca, ricco di estratto, una massa glicerica importante, cioè si imbriglia alle guance, al palato, è un vino assolutamente ricco, non parliamo di un vino sottile. Però esatto, parliamo di un vino che si porta la sua freschezza. No, perché se no parliamo di frutta, no, magari si può capire male. È comunque un vino voluttuoso, ricco. Allora, passiamo al prossimo vino, che è quello che mi ha fatto vibrare leggermente di più, che è la collezione privata di Cosimo Barbaglione. Di Manduria 2016, c'è scritto anche Old Vines, vecchie vigne, perché? Perché sono sempre vigne coltivate ad alberello, questa volta ci avviciniamo quasi ai 90 anni, ovviamente quando parlo di 90 anni non di tutto il vigneto, sappiamo che qualche ceppo, anche perché se ci affidassimo a queste piante di 90 anni ci servirebbero 200 ettari per fare quelle 20.000 bottiglie che ne facciamo di questo vino. Però mi piace porre l'attenzione sul retro dell'etichetta, dove c'è una frase che per me è molto molto importante, e la frase l'ha scritta mio papà: ogni uomo ha il diritto di dedicare del tempo a se stesso, io l'ho fatto così. Questo vino nasce nel 2013, prima vendemmia 2013, che è stata tra l'altro la mia primissima vendemmia, l'ultima nella vecchia sede. Quindi quando io sono entrata eravamo in pieno trasferimento tra la vecchia e la nuova sede. E la vendemmia 2013 me la ricordo benissimo, perché mi ricordo che più pigiavamo più usciva succo. Era un qualcosa, è stata una vendemmia pazzesca. C'eravamo esausti, non ce la facevamo più, non sapevamo più dove mettere il vino. Era veramente tantissimo. E mio papà ha preso questa massa di primitivo di Manduria dal Barelli Vecchi, l'ha messa da parte e ha detto: questo lo teniamo qui, vediamo cosa succede. Ho fatto: ah, che figata, papi. Poi sai, prima vendemmia, pantaloncini, scarpe da ginnastica, mani sporche, ero lì, Insomma, lo riassaggiamo verso novembre-dicembre, fermentazione pazzesca, malolattica stupenda, ho fatto wow, va bene. Lasciamolo riposare, lo riprendiamo a febbraio e dico: papi, cioè, ma questo non lo mischiare con gli altri, ma facciamoci qualcosa. Lui mi guarda e dice: oh, vabbè, ok, divertiamoci, va bene. Quindi diciamo che è stata un po' la prima volta in cui mi ha fatto mettere mani insieme a lui, ovviamente, perché io non sono enologa. Noi abbiamo un enologo che lavora con noi 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, quindi c'è il nostro enologo che si chiama Nicola Baldari, poi c'è mio papà che anche lui è enologo ed è la persona che ha conferito il nostro stile di vinificazione, cioè su tutti i nostri vini c'è la sua impronta, c'è la sua mano, ed è una cosa che mi rende molto orgogliosa e mi piace da morire. Mia sorella studia enologia e io pian piano, a modo mio, un po' da femmina, mi intrufolo ovunque e ci metto il mio zampino, quindi magari do qualche consiglio che può piacere. Quindi insomma abbiamo fatto il nostro primo lavoro a quattro mani, per modo di dire, perché poi io soltanto in degustazione dico la mia, ed è uscito fuori questa collezione privata che ho voluto far firmare a lui, perché è stato il nostro primo progetto ed ero super orgogliosa di aver dato questo mio contributo. Quindi è nata così la collezione privata Cosimo Barbaglione. Fantastico. Che ci dà un sacco di soddisfazione.
Firmata da lui, ma in realtà è un po' firmata da te questa. Ma alla fine o da me o da lui, in realtà come è un gioco di squadra, no? Sì. Quindi la firma è giusto che sia la sua, perché io veramente invito tutti gli appassionati di vino a venire a trovarci, più che altro per parlare con mio papà, che è la persona che mi ha fatto innamorare del mio lavoro, del nostro lavoro. Perché quando lui dice che ogni uomo ha il diritto di dedicare del tempo a se stesso, lui l'ha fatto così, è vero, perché lui entra in azienda e lui si diverte da morire, per carità, ci smazziamo mica poco, però è un atteggiamento che secondo me fa la differenza, e sono gli occhi che brillano, che poi ti fanno credere in quello che fai ogni singolo giorno e che danno forza a tutta la squadra, perché poi deve esserci una persona che traina, e lui oggi è il nostro leader. Dai, il vostro trattore vi traina tutti. Oh, senti, sì. se avevi fatto un bel terzo tempo nel Papale Oro, qui c'è un canestro da tre punti. No, sì. Proprio sì, da centrocampo. Questa è, sì. Sì, questa è un'azione, cioè proprio... A me questo è piaciuto molto, veramente tanto. E ti dico anche perché tutte le note che sentivamo nel Papale qui ci sono, ma sono arricchite, sono enfatizzate, qui ci sono delle erbe aromatiche importanti, c'è la nota di timo che tu sentivi nel rosato, io mi sono messa a ridere quando me l'hai detta, perché io l'ho sentita tantissimo qui, timo, peppolino, rosmarino, tutte le erbe aromatiche, c'ho tutta la terrazza piena di erbe aromatiche, ecco, ce l'ho tutta qui, rispetto anche di coltivare, mi distillo un po' il tuo vino e lo metto nei miei piatti. No, veramente affascinante, perché poi esce anche una nota di cioccolato che non avevamo sentito fino ad ora, che è quasi un cacao, ma un cacao tostato insieme a una ciliegia, che finalmente esce una frutta anche che magari identifica l'immaginario collettivo che è dietro a questo vino, no? Quindi una nota quasi di boero, insieme all'erba aromatica e la balsamicità, cioè... È veramente sontuoso come il naso. Sì, qui si sente, inizia a sentirsi un po' quello che la gente si aspetta del primitivo, no? Quindi questa frutta leggermente più matura, ma che non sfocia mai sul marmellatoso, che è un qualcosa che a me non fa impazzire, ma come gusto personale. E trovo che questo sia un vino che, se dovessi utilizzare solo un aggettivo, lo definirei elegante. Credo questo sia il simbolo dell'eleganza della nostra linea di prodotti. È veramente è uno di quei vini che tu stappi e dici wow, te, non me lo aspettavo, no? Perché si presenta lì molto... non è appariscente come il Papale Oro, è molto elegante. Benissimo, no, sono contento di questa cosa che mi hai detto, perché poco tempo fa avevo una discussione con un altro sommeliero e parlavamo del concetto di eleganza, che è troppo spesso associato a vini che sono esclusivamente carenti di estratto. Cioè il vino nella testa delle persone, per essere elegante, deve essere un vino rosso che sembra un rosato, senza sola acidità, senza estratto. Un vino elegante è un vino nobile, è un vino che porta una veste... bella, discreta, ma bellissima. Ecco, quindi il concetto di eleganza è un concetto che va un attimo rinquadrato. Ti volevo dire, come? Reinterpretato, che va capito, che va un attimo, sì, perché insomma, questo è effettivamente un vino elegante, nonostante sia anche esuberante, non è opulento, ma è esuberante, no? E poi non è assolutamente solo fruttato, perché io ci ho sentito una lieve nota di resina, una lieve resina di pino, no? Una cosa che gli dà freschezza anche al naso. Andiamo ad assaggiare. Questo è un vino che è diviso in due macro sensazioni, secondo me, al palato. All'inizio c'è questa frutta importante che si lega come prima al sale caduto sulla susina, qui c'è una ciliegia inzuppata nel sale, anche qui, no? Che quindi c'è questa frutta e questo sale che viaggiano insieme, ma a un certo punto il vino si interrompe nel palato, si interrompe e poi esce fuori tutta la balsamicità, tutta insieme, che spazza via ogni dubbio di pesantezza palatale. Cioè è molto scisso in bocca. Se avessimo la capacità di dividere la sensazione gustativa solamente nei primi due secondi, allora sembrerebbe un vino solo fruttato. Invece dopo
cambia, esplode come un fuoco d'artificio, no? Che parte, non si sa di che colore è, e poi boom, e cambia tutto, giallo, verde, rosso, fucsia, no? Un vino molto scisso al palato, frutta e poi balsamicità, e porta via tutto, e rinfresca, e resetta. Qui vino ci molto sento forse un po' più di tannino, se vogliamo, mentre su quello di prima era ancora molto maturo, diciamo più maturo. Qui, nonostante sia un vino complesso, avvolgente, setoso, mi piace sentire questo tannino che identifico quasi come se fosse un po' di pepe nero alla fine, che ti va a pizzicare la punta della lingua. Ovviamente sì, parliamo di tannini sempre molto maturi, molto morbidi, perché ricordiamoci che siamo in Puglia, quindi non avremo mai nessun tannino, diciamo, che è l'innetto al centro della lingua. No, no, assolutamente la sensazione tannica è più presente del vino precedente. È comunque una sensazione tannica completamente avvolta dalle altre sensazioni, è foderata, è un tannino delicatissimo, e bisogna andare a cercarlo per evidenziarlo. Quindi questi sono vini suadenti, setosi, non portano niente di aggressivo al palato. Ok, quindi questo è stato molto emozionante. Io passerei all'ultimo vino, anche perché abbiamo fatto una bella chiacchierata di ormai un'ora. Il prossimo vino è il Chicca. Esatto. Che è il nostro primitivo di Manduria di OCG. È un vino dolce naturale, che tra l'altro insieme al Cosimo Barbaglione appartiene alla nostra collezione di famiglia. Quindi questi due vini, gli ultimi due, appartengono entrambi alla collezione. Il Chicca, quindi, dicevamo, un primitivo dolce naturale, cosa significa? Scusa un secondo, metto un secondo in muto, perdonami. Vai tranquilla, lo dico io intanto cos'è il primitivo dolce naturale, che non lo sa nessuno, è un problema, perché questo primitivo dolce naturale è conosciuto, ma in realtà non si sa come arriva, perché è un po' strano, no? È un vino rosso dolce, allora perché questo è un vino dolce naturale? Effettivamente, la carica, ecco, stavo spiegando che il vino dolce, il primitivo dolce naturale, effettivamente la carica zuccherina di queste uve è così elevata, correggimi se sbaglio, tirami qualcosa dietro, la carica zuccherina è così elevata che quando si arriva al processo di fermentazione, l'alcol che inibisce i lieviti arriva a lasciare un residuo zuccherino, più o meno al termine della fermentazione. Sì. Sbaglio? No, è giusto. Si fa una raccolta tardiva, ovviamente, per far sì che tutta la parte liquida evapori già sulla pianta e che resti tutta quanta la polpa. Quindi quando si va a fare la vinificazione, quello che resta è polpa e zucchero, perché l'acqua evapora. E come hai detto tu, a un certo punto il lievito è inibito dallo sviluppo dell'alcol, a tal punto che il residuo zuccherino all'interno del vino stesso è altissimo. Ma questo lo possiamo percepire anche in degustazione, perché nonostante uno legga primitivo, dolce, naturale, lascio a te, diciamo, la degustazione, però è un vino di quei vini dolci assolutamente non stucchevoli, che di primo acchito non diresti mai essere un vino dolce. Assolutamente, anche se il primo naso è un tripudio di frutta, no? Qui c'è frutta in tutte le sfaccettature, veramente. Sì. Poi anche qui sento una nota boschiva, quasi di resina, una nota quasi di felce. Ma è tutto, è bello nella sua franchezza, nella sua sincerità, è un frutto, è anche questo, è una nota leggermente balsamica, però vuole esprimere sua densa, vuole esprimere frutto maturo, un frutto, ma sai di quei frutti, no? Tipo un mirtillo che è così succulento che si rompe la buccia da quanto è gonfio, no? Però non è cotto, non è in confettura, ma è bello zuccherino, maturo dalla pianta. Beh. Andiamo ad assaggiarlo. Mi sono stupito perché ho detto, ma com'è che sento più tannino qua che nei vini che abbiamo assaggiato fino adesso? Io sinceramente non so perché, ma so che questa parte tannica, questa parte dura, riesce benissimo ad equilibrare quella nota sfumata, zuccherina, che non è come magari si aspetta il pubblico che ci vede, perché è una nota di sfumata dolcezza, eh? È un residuo zuccherino che non,
E che poi non disturba. credo, diciamo che gli estratti in questo vino sono tantissimi, quindi è un vino quasi masticabile, quindi secondo me questa sensazione di tannino, di corpo, di materia che abbiamo in bocca è legato veramente alla corpulenza di questo vino, a questa materia che realmente è masticabile. Assolutamente, ma questo è un vino che è molto importante per la denominazione. Il primo tipo dolce naturale se ne sente parlare tantissimo e si vende anche molto bene, penso. Quindi è importante conoscerlo perché è anche un vino adatto a tantissimi abbinamenti. Ci si può divertire con degli abbinamenti con questo Da vino, morire. veramente. No, questi. Tra il salato, quindi tra i formaggi, piuttosto che se ci piace anche l'idea del filetto con una riduzione magari di ribes nero, è un po' spinto come abbinamento, ma a me piace molto, piuttosto che parliamo del petto d'anatra, piuttosto che parliamo anche se vogliamo di un dolce alle mandorle, un dolce col cioccolato amaro. E comunque è un vino di quel dolce che... il dolce non è la parte preponderante, non è la caratteristica preponderante di questo vino. No, è equilibrato. Io lo pensavo addirittura un abbinamento un po' toscano, tipo il cinghiale in dolce forte, no? Che c'è quella parte, no? Bello, bello, mi ci divertirei Non un mi è molto sacco. chiaro, però lo assaggerò. Ma sai, Chiederò c'è. agli amici toscani di farmelo assaggiare e portare una bottiglia di vino. Brava, brava. Io intanto mi sa che mi ce lo preparo qualcosa del genere. Senti, Marzia, allora io ti ringrazio tantissimo per il Grazie tempo che ci a hai dedicato. È stata un'intervista emozionante, divertente e niente, ti aspetto per la verticale di primitivo che faremo l'anno prossimo te. e Grazie nulla, a mille. presto. Un Grazie saluto di a te, tutto. Federico, a tutti quanti. Ciao, Grazie alla mille a prossima. tutti. Un abbraccio alla prossima intervista. Vi ricordo che questo video lo trovate sempre su YouTube, lo trovate sulla nostra pagina Facebook. A breve arriveranno anche le degustazioni dei vini che abbiamo assaggiato oggi e di altri due vini che Marzia ci ha inviato. Trovate tutto su YouTube nelle prossime settimane. Stay tuned!